Medio Oriente, notte di raid nella striscia di Gaza, scontri tra le truppe di terra israeliane e i terroristi di Hamas. I carri armati israeliani sono alle porte di Gaza City, accoltellato un poliziotto a Gerusalemme Est, scontri e vittime anche a Jenin, in Cisgiordania. Vaticano, evitare di allargare il conflitto e arrivare alla soluzione dei due stati per una pace stabile e duratura in Medio Oriente, quanto ha chiesto Monsignor Paul Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, durante un colloquio telefonico con Hossein Amir Abdollahian, ministro degli affari esteri della Repubblica Islamica dell'Iran. Il 30 ottobre del 2016 alle 7.40 una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.5 con epicentro a Norcia devastava il centro Italia. A 7 anni da quella mattinata, oggi riapre la Basilica Benedettina, di cui rimase in piedi solo la facciata per una celebrazione eucaristica nel segno della speranza. Buongiorno dal TG2000. Aumentano dunque le attività dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza. Diversi gli scontri nella notte, la cronaca con Massimiliano Cochi. Queste immagini sono state riprese da alcuni giornalisti palestinesi nei pressi di Al-Zara, a sud di Gaza City. L'auto grigia arresta la sua marcia e tenta una veloce inversione. Poche decine di metri più avanti un carro armato spara, disintegrandolo. È la conferma che i tank israeliani sono ormai alla periferia di Gaza City e che la battaglia si combatte corpo a corpo. I miliziani di Hamas, barricati nei palazzi, attaccano le squadre di soldati israeliani, cercando poi di fuggire prima che un drone o un missile distruggano l'edificio. Israele sostiene di aver ucciso decine di combattenti. Hamas replica di aver inflitto pesanti perdite al nemico. Ieri sera, nei pressi del valico di Heretz, c'è stata una vera e propria battaglia all'uscita di uno dei tunnel che dalla striscia portano in territorio israeliano. A Gaza, intanto, internet e le linee telefoniche sono di nuovo interrotte in molte zone, ma è sul fronte umanitario che la situazione è catastrofica. Gli ospedali non riescono più a far fronte all'enorme numero di feriti. Le vittime sono oltre 8.000, c'è un enorme numero di cadaveri ancora sotto le macerie. L'acqua potabile scarseggia e il portavoce dell'UNICEF ha denunciato che i bambini sono costretti a bere quella del mare. I 33 camion di aiuti umanitari che questa mattina sono stati lasciati entrare dal valico di Rafah al confine con l'Egitto sono troppo pochi e la popolazione, ormai allo stremo, cerca cibo ovunque. Nelle scorse ore sono stati saccheggiati i depositi delle Nazioni Unite. L'ufficio per gli affari umanitari dell'ONU ha lanciato l'ennesimo appello: bisogna fare presto, servono acqua, cibo, dispositivi medici e carburante per far funzionare le apparecchiature negli ospedali, le strutture idriche e quelle igienico-sanitarie. Se come prevedibile nelle prossime ore l'esercito israeliano continuerà la sua espansione all'interno della striscia di Gaza, dove 2 milioni di persone sono intrappolate senza vie di fuga, la situazione è destinata a peggiorare ancora. E per la cronaca di queste ultime ore ci colleghiamo con Gerusalemme, con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti. A te la linea. Alessandra, buongiorno. Buongiorno, sì, la cronaca parte anche da qui, da Gerusalemme, questa mattina, perché è stato accoltellato un poliziotto israeliano. Non è ancora bene chiara la dinamica, ma il fatto è avvenuto nella parte araba di Gerusalemme, in una stazione di servizio vicino alla porta di Damasco. L'attentatore è stato ucciso, ma dopo ci sono stati anche dei tafferugli tra arabi e israeliani presenti nella zona. Un segnale di tensione qui nella città santa, dove restano limitatissimi gli accessi ai fedeli musulmani nella spianata delle moschee, ma devo dire che la situazione generalmente rimane ancora calma. Stamattina nella piazza del municipio sono stati messi 230 letti con le foto e i nomi degli ostaggi a Gaza, e poco fa la mamma di una ragazza di 22 anni con doppio passaporto israeliano e tedesco ha detto che sua figlia è morta. La si era vista caricata su un camioncino dei terroristi e portata dentro Gaza. Chiaramente non si sa dove sia il suo corpo. Il ministro della difesa israeliano continua a insistere che le operazioni di terra aiuteranno la liberazione degli ostaggi, ma invece il Qatar al contrario ripete che la trattativa in queste ore è sempre più difficile. Ieri sera il presidente Biden ha telefonato a Netanyahu, la prima telefonata dopo l'inizio della operazioni di terra, per ripetergli che è necessario proteggere i civili. Bene, poi ha chiamato anche il presidente egiziano Al-Sisi. Al-Sisi gli ha detto che occorre una tregua umanitaria, ha ripetuto che non permetterà lo sfollamento dei palestinesi nel Sinai e ha sottolineato l'importanza di prevenire l'espansione del cerchio del conflitto in tutto il Medio Oriente. A scaldare ancora di più questa situazione rimangono poi continui attacchi violentissimi dei coloni israeliani nei villaggi arabi dei territori palestinesi. Anche su questo continua una pressione non solo degli Stati Uniti per fermarli. Tra la maggioranza dei palestinesi, soprattutto dei villaggi rurali,
realtà domina la paura non solo fisica, ma la paura anche per il futuro prossimo. E restano violentissimi poi gli scontri nelle città palestinesi, teatro in realtà da mesi di battaglia tra esercito israeliano e miliziani armati. Sono Tulkarem, Nablus e chiaramente Jenin, che è la roccaforte della jihad islamica nella West Bank, e fino ad ora, dall'inizio del conflitto, dell'escalation dal 7 ottobre, sono 113 i palestinesi uccisi e sono più di 1000 quelli arrestati. E la linea può tornare a voi. Grazie ad Alessandra Buzzetti. E ieri all'Angelus un nuovo appello del Papa per la pace in Medio Oriente. Oggi il segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, Monsignor Gallagher, ha avuto una conversazione telefonica con Hossein Amir Abdollahian, ministro degli affari esteri della Repubblica Islamica dell'Iran. Sentiamo Paolo Fucili. La Santa Sede avverte l'Iran: è assolutamente necessario evitare di allargare il conflitto in Israele e Palestina, oltre che addivenire alla soluzione dei due stati per due popoli, per una pace stabile e duratura in Medio Oriente. Parole di Monsignor Paul Gallagher, segretario Vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, rivolte via telefono al ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian. Conversazione avvenuta stamane su richiesta di Teheran, riferisce la sala stampa vaticana, occasione per la Santa Sede di manifestare seria preoccupazione per le notizie dalla Terra Santa anche ad un interlocutore, l'Iran, che ancora ieri si scagliava contro Israele, mentre dalla finestra dell'Angelus il Papa implorava invece il cessate il fuoco. I crimini sionisti, sono parole del presidente iraniano Ebrahim Raisi, hanno oltrepassato la linea rossa e potrebbero costringere tutti ad agire. E intanto già ieri dal Libano gli Hezbollah filo iraniani hanno bersagliato la Galilea con razzi, a cui Tel Aviv ha risposto a sua volta con altri lanci di artiglieria. E ci spostiamo sul fronte della guerra in Ucraina, con la Russia che minaccia l'Occidente di una escalation. Intanto sul campo continuano i bombardamenti e le vittime. Maurizio Dischino. 618 giorni di guerra in Ucraina. Intorno alla mezzanotte, in un attacco russo alla città di Kherson, è morta una donna di 85 anni. Altre tre persone sono rimaste ferite. Le bombe hanno danneggiato diverse abitazioni civili. Attacco russo stamani anche nella regione ucraina di Odessa. L'amministrazione militare locale ha riferito che due persone sono rimaste ferite e che i missili di Mosca hanno danneggiato le attrezzature industriali di un cantiere navale. Mosca ieri ha fatto sapere di aver respinto diversi attacchi dell'esercito ucraino lungo le direttrici verso Kherson, Kupiansk e Liman, mentre oggi a Pechino, in Cina, il ministro russo della difesa Sergei Shoigu ha lanciato un nuovo avvertimento. La politica dell'Occidente di un conflitto sempre crescente con la Russia comporta la minaccia di uno scontro militare diretto tra potenze nucleari con conseguenze catastrofiche, ha dichiarato Shoigu parlando al forum Xiangshan in corso a Pechino. Dopo aver provocato una crisi acuta in Europa, ha proseguito Shoigu riferendosi alla guerra in Ucraina, l'Occidente cerca di estendere il potenziale del conflitto alla regione Asia-Pacifico, dove la NATO sta nascondendo un aumento di forze con un ostentato desiderio di dialogo. E veniamo alla politica italiana. Ancora tensioni sulla manovra nella maggioranza. È atteso nel pomeriggio un vertice a Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi. Ultime trattative sulla manovra attesa in commissione al Senato, convocata per domani per l'inizio dell'iter parlamentare, ma tra le forze di maggioranza restano ancora le distanze. Subito dopo il Consiglio dei Ministri ci sarà proprio un vertice alla presenza della Premier Meloni e dei suoi due vice, Tajani e Salvini, per sciogliere i restanti nodi, a cominciare dalla cedolare secca sugli affitti brevi che il governo vuole portare dal 21 al 26%, anche se solo dalla seconda casa in locazione. Sul punto Forza Italia continua a fare le barricate. Altro tema riguarda il taglio del canone RAI da 90 a 70 euro, una delle battaglie della Lega che invece non piace agli azzurri, anche per le ripercussioni che si potrebbero avere su Mediaset per quanto riguarda la pubblicità. Infine il capitolo pensioni, il ritorno a quota 103, fortemente voluta dal Carroccio, non piace anche in questo caso a Forza Italia, che vede invece compromessi gli aiuti ai dipendenti pubblici. Assolutamente non ci sono problemi mai nella maggioranza, stiamo lavorando bene e stiamo ragionando tutti su come far quadrare i conti, in particolare il ministro Giorgetti, che credo che insomma in questi giorni sia molto molto indaffarato. Nel pomeriggio altro tema.
tema torna la riforma costituzionale con il premierato in vista della CDM di venerdì. Si tratta di una riforma di 5 articoli per l'elezione diretta del premier. Non verrebbero toccati i poteri del Colle, non viene prevista la sfiducia costruttiva, ma una norma anti-ribaltone per garantire continuità all'esecutivo. Il naufragio di Selinunte, dove sono morte 5 persone per il forte vento di scirocco che da stanotte soffia nel mare Mediterraneo, sono state sospese questa mattina le ricerche di eventuali dispersi. Intanto Alan Forno segnala altre 2 imbarcazioni in difficoltà. Agli arresti domiciliari, la moglie e la suocera del parlamentare Aboubakar Soumahoro e quanto disposto dal GP di Latina nell'ambito della gestione di cooperative che si occupavano dell'accoglienza di migranti e minori non accompagnati. Nella provincia le indagini hanno consentito di accertare condotte contestate a vario titolo a seconda delle posizioni di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale e autoriciclaggio. Con la firma del contratto di assunzione di 312 operai con l'Italian Green Factory finisce la lunga vertenza della Whirlpool di Napoli, iniziata a fine maggio del 2019. Sentiamo Beatrice Bossi. Si chiama Desiree, ha 35 anni ed è madre di una bambina di 6 mesi. È lei la prima dipendente della ex Whirlpool di Napoli che stamattina ha firmato un nuovo contratto di lavoro. Questa è una bella giornata per Napoli e per gli ex lavoratori della Whirlpool, che ricominciano oggi da Italian Green Factory, la fabbrica che guarda al mercato emergente delle rinnovabili. Uno dopo l'altro, 312 operai si sono presentati agli stabilimenti di Via Argine, lo stesso che per anni è stato simbolo di una durissima vertenza, di accese proteste e di vite sospese. Oggi dunque l'atto finale di una storia cominciata il 31 maggio del 2019, quando all'improvviso veniva decretata la morte di un'azienda considerata fino a quel momento in ottima salute. In Campania negli ultimi 30 anni nessuna crisi industriale è mai riuscita a raggiungere questo esito, dicono i sindacati, che parlano già di giornata storica, di lavoro e di ripartenza per Napoli e per l'Italia intera. Nuova perturbazione sull'Italia, allerta rossa e gialla per il nord e il centro del paese, forti venti e pioggia intensa stanno interessando la Liguria, provocando allagamenti e l'innalzamento dei rivi dei torrenti. A causa dell'allerta maltempo sono state chiuse le scuole in 19 comuni della provincia di Parma, dove è crollato parzialmente un ponte sul fiume Taro. E sempre a Parma sono riprese questa mattina le ricerche di un uomo visto ieri sera attaccato ad un tronco nel fiume che attraversa la città. Il 30 ottobre del 2016 alle 7:40 una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.5 con epicentro a Norcia devastava il centro Italia. 7 anni da quella mattina riapre oggi con una solenne celebrazione la Basilica Benedettina, di cui rimase in piedi solo la facciata. Sentiamo Raffaella Frullone. Come ogni anno si rinnova la commozione. Il 30 ottobre a Norcia è il giorno del ricordo, della commemorazione. Alle 7:40, l'ora della scossa più forte da quella dell'Irpinia, ci si trova a pregare, fare memoria in piazza. Quella piazza che è stata il simbolo del terremoto, con la basilica di cui rimase in piedi solo la facciata. Ma di strada da quel 2016 ne è stata fatta e dalle macerie pian piano si è passati alla ricostruzione, tanto che questa mattina rispetto agli anni scorsi c'è una novità. La celebrazione della messa proprio dentro la basilica. Ricostruite le mura esterne, la chiesa sarà completata nel 2025. Trovare quest'oggi questa basilica così cara a tutti noi per una celebrazione liturgica ci dice che grazie all'impegno, alla sinergia di tanti enti coinvolti si riesce a fare qualche cosa di veramente grande. E questo è anche un messaggio per le popolazioni della Valle Rita ferite dal terremoto. Quando uniamo le forze, quando riusciamo a sognare insieme, riusciamo a costruire, e l'auspicio è che quello che stiamo costruendo rimanga nel tempo, non soltanto i muri che oggi vediamo ricomposti, ma soprattutto le relazioni, soprattutto il desiderio di una vita comunitaria. Dopo la messa, la benedizione delle nuove campane che verranno ricollocate nella loro cella per tornare a scandire le ore da quella chiesa che sorge dove c'era la casa dell'amato San Benedetto. E ora andiamo in Russia, dove oggi giornata della memoria delle vittime delle repressioni politiche. I dissidenti sono per un giorno in sciopero della fame, dove nonostante tutto resiste una piccola biblioteca che non si piega al regime. Ci racconta tutto Caterina Dall'Olio.
Nella città di Ivanovo, a 5 ore di macchina da Mosca, ha aperto la biblioteca George Orwell nel tentativo di contrastare la crescente propaganda e la censura in Russia. Il libro principale che regna sugli scaffali è 1984 dell'omonimo scrittore. Orwell описывает в 1984 постоянно воюющее общество, где есть нет свободы слова, где есть контроль за сознанием, контроль за поведением граждан. Где очень сильна военная пропаганда. 1984, сама являюсь фанаткой этой, поклонницей этого романа, иногда перечитываю некоторые сюжеты и удивляюсь, как же очень глубоко Оруэлл еще тогда, в 40-х годах, мог предвидеть будущее. Никогда не думала, что я буду жить, как в романе. Но вот перечитывая эти страницы, думаю, да, вот как раз то же самое у нас происходит. La biblioteca è aperta da un anno, anche se non sono mancati numerosi tentativi per farla chiudere. È tutto per ora, vi lascio al meteo a terza pagina, grazie per averci seguito e a più tardi.